Franco Arena, candidato sindaco per la lista civica Montecatini, una storia nuova, ha presentato alla città la sua lista, le persone che, come dice lo stesso Arena, hanno sposato questo progetto, apprezzate in città con un progresso professionale e istituzionale. Mauro Lubrani, Leonora Lubrani, Sandra Magnani, Carlo Benvenuti, Cesare Augusto Terranova, Vincenzo Testa, Nara Vescio, Cristina Balducci, Sergio Tommei, Luca Mariana Antoni, Rachele Zucconi e Gianmarco Poldaretti. Il fine è quello di realizzare, trovare una soluzione alle problematiche che ha la città di Montecatini. Arena ha poi affrontato il tema del confronto politico anche in questa campagna elettorale. Deve essere una sana competizione, ha detto l'ex colonnello della Guardia di Finanza, perché il fine deve essere convergente per tutti, trovare una soluzione ai problemi di Montecatini. Senza contrasti, senza ideologie diverse. Ma il rispetto è l'arma, quella, la serenità per poter lavorare con tranquillità e trovare il modo come condividere quella progettualità e risolvere una soluzione a queste problematiche che incombono su Montecatini. Come lo possiamo sintetizzare il suo progetto? Intervenire soprattutto sulla sicurezza. Io sono disponibile a mettere le mie acquisizioni che ho maturato nell'arco di 40 anni nella Guardia di Finanza, poi il decoro urbano, abbellire la città, renderla un po' più bella, poi lo sviluppo economico, trovare il modo di un rilancio. In coerenza col nome stesso della lista civica con cui si candida Montecatini, una storia nuova, Arena è sicuramente la faccia nuova tra i candidati a sindaco. Non parto svantaggiato rispetto alle altre forze politiche, magari sarò meno conosciuto, probabilmente mi conoscono meno rispetto agli altri, però potrei essere anche la novità, l'innovazione e quel qualcosa in più che la città potrebbe anche avere, un cambio di passi, una marcia. Sabato 20 aprile alle 10:30 al Cinema Imperiale è previsto un ulteriore appuntamento elettorale con l'incontro di Franco Arena con la città.